Bentrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto invernale tipico della mia bellissima Calabria, rape e salsiccia, che oltre ad essere un piatto goloso e gradito da tutti, rappresenta un pasto completo in quanto si mangia con una bella fetta di pane. E noi oggi ci farciremo la pitta, un particolare pane calabrese schiacciato a forma di ciambella. E nel caso vi interessa la ricetta della pitta, vi lascio il link in alto a destra, così potrete vedere quanto sia facile prepararla in casa. E magari provate a farla anche voi. Ma adesso cominciamo la preparazione di questa gustosissima ricetta. Cominciamo! La prima cosa da fare è pulire le rape eliminando le foglie più brutte e dure. Ma qui, da come potrete notare, c'è poco da togliere perché queste rape sono davvero tenerissime. Mi sono arrivate ieri pomeriggio dalla Calabria e immagino che sono state raccolte e spedite direttamente, quindi sono ancora belle fresche. Come vi dicevo, non ci sono foglie rovinate, quindi l'unica cosa che togliamo sono i tronchi, quelli più duri. Quelli teneri li teniamo perché sono buonissimi. E dopo averle pulite, le laviamo in abbondante acqua fresca, sciacquandole più volte. Anche la salsiccia è quella fresca e guardate che colore! Anche questa rigorosamente calabrese fatta in casa. E adesso è arrivato il momento di cuocerla, quindi spogliamo uno spicchio d'aglio dalla buccia e lo tagliamo a fette. In una padella antiaderente mettiamo l'olio d'oliva, lo spicchio d'aglio tagliato a fette e la salsiccia. La salsiccia sta cominciando a cuocersi, la giriamo sull'altro lato, aggiungiamo mezzo bicchiere d'acqua e copriamo. Dopo qualche minuto rigiriamo la salsiccia e per questa cottura ricordatevi di bucherellare il budello per far fuoriuscire il grasso e permettere al calore di entrare nell'impasto, così cuoce prima e il budello non si rompe. Quando la salsiccia è a metà della cottura, la togliamo dalla padella e la tagliamo a pezzetti e decidete voi la grandezza che vi piace, per poi rimetterla in padella e finire di farla cuocere. Quando la salsiccia è troppo fresca, vi consiglio di farla cuocere in questo modo e di non tagliarla prima, altrimenti in cottura si sfalderà completamente. Invece in questo modo si è ormai quasi cotta e quindi rimane intatta. Se invece la salsiccia è già un po' curata, possiamo tagliarla prima di cuocerla. E dopo averla tagliata tutta, finiamo di farla cuocere, ma nel frattempo la sfumiamo con un po' di vino. Gli diamo una mescolata, intanto facciamo evaporare l'alcol, spostiamo la padella su un altro fornello e la facciamo rosolare per bene. E in un'altra padella capiente cuociamo le rape. Quindi mettiamo un bel giro d'olio extravergine d'oliva, 2-3 spicchi d'aglio, 2 peperoncini piccanti e quando comincia a soffriggere ci tuffiamo le rape gocciolanti dall'acqua. In questo modo l'acqua trattenuta dalle foglie favorirà il processo di cottura. Qualcuno le sbollenta prima, ma io vi assicuro che fatte così sono ancora più buone. Non vi spaventate perché sembrano tante, ma si ridurranno tantissimo. A questo punto mettiamo il sale e copriamo con il coperchio per qualche minuto. E intanto controlliamo la salsiccia, vedete come si è rosolata alla perfezione, direi che è pronta e possiamo toglierla dal fornello. Sono passati 2 minuti, togliamo il coperchio e giriamo le rape. Aggiungiamo un altro pizzico di sale e se ci accorgiamo che sono quasi cotte ma c'è ancora troppa acqua, allora la togliamo perché le rape non devono risultare bollite ma devono essere fritte. A questo punto, dopo aver tolto l'acqua che era veramente troppa, aggiungiamo un altro filo d'olio e un altro pizzico di sale. Naturalmente assaggiate sempre prima se è di vostro gradimento. Vedete che bel colore? Se le volete così belle verdi dovete farle cuocere senza il coperchio. Mettetelo solo all'inizio, poi lo togliete, altrimenti si ossidano e il colore non sarà più lo stesso. Le rape sono cotte al punto giusto, è arrivato il momento di togliere l'aglio e di aggiungere la salsiccia.
Ma guardate che bel colore! Per chi non lo sapesse, il colore rosso è dovuto dalla polvere di peperoni essiccati o dalla salsa di peperoni che in Calabria ogni anno verso la fine dell'estate vengono preparate appositamente per questo e otteniamo un colore così brillante come quello che vedete. E che profumo! Solo a guardare mi viene l'acquolina. Rape e salsiccia in Calabria si mangiano rigorosamente con la pitta ed io stamattina presto ho preparato l'impasto e l'ho sfornato circa 2 ore fa. E prima di tagliarla va fatta raffreddare e adesso è arrivato finalmente il momento di farcirla e gustarla. Rape e salsiccia sono buonissime anche fredde e il giorno dopo, ma io vi suggerisco di consumarle quando sono ancora calde perché sprigionano non solo il sapore, ma tutto il loro profumo. E dopo le rape è il momento della salsiccia e io vi consiglio di affettarla così sarà tutta uniforme quando andrete ad addentarla, ma se vi piace lasciatela anche a pezzi più grossi. Ed infine io da buona calabrese aggiungo anche un po' di peperoncino piccante secco, ma ovviamente sono gusti, quindi se vi piace lo mettete, altrimenti no. Qualcuno dirà ma è solo un panino e io vi dico che solo assaggiandolo potrete capire. E finalmente non mi resta che gustarmi questa bomba di bontà. Che dire, è davvero buonissimo. Ogni volta che lo mangio mi ricorda quando da piccola me lo preparava mia nonna. Ma provate a farlo anche voi, replicate sia la ricetta della pitta che quella di rape e salsiccia e vedrete che vi mangerete un panino come non lo avete mai mangiato. Una vera squisitezza. Se andate in Calabria non perdetevi la pitta con rape e salsiccia. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale così mi aiuterete a farlo crescere. Condividetelo con i vostri amici così anche loro potranno conoscerlo. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!